Senti una cessa, la tua vita fa schifo, Crash non ti vuole, la tua vita è un casino. Vuoi migliorarti, vuoi essere vincente, vuoi essere popolare, vuoi essere la più bella della scuola. Siediti e ascolta questo video perché ti cambierò la vita. Avrei voluto veramente qualcuno, una sorella maggiore che mi dicesse queste cose quando io ero più piccola. Visto che come me sicuramente non avrete nessuno, ci sono io per voi. Sedetevi, prendetevi la vostra bevanda preferita perché adesso io vi insegnerò a diventare la versione migliore di voi e glow-appare. Come fare 21 modi per avere un glow up nel 2022 e nel 2023. 1. Rilasciate ciò che vi ha fatto stare male nel 2000 e passato. Come sto dicendo, il passato è passato. Non dovete rimuginare sul passato perché voi ragazzi state vivendo nel presente. Quindi è inutile. Ma io avrei potuto fare questo, avrei potuto fare quello. È una cosa passata, potete modificarla? No. Cosa potete modificare? Il presente. Quindi modificate il presente. Siate positivi nel presente. Fate quello che dovete fare nel presente in modo da non dover rimuginare nel passato. Perché le cose del passato non si possono cambiare, invece le cose del futuro si possono cambiare. Non fate film mentali sul futuro. Se una cosa non è successa, non è ancora successa. Questo lo dico in primis per me stessa, perché io mi metto a pensare su tutte le possibili cose che potrebbero succedere, ma in realtà non succedono. Succedono perché magari noi non abbiamo niente da fare. Sto parlando alle persone che pensano un po' troppo. Vi prego, ci siete, vero? Raga, non ci succede niente. Smettiamo di pensare troppo al futuro, perché bisogna viverci bene il presente. Applauso a noi che ci riusciremo. Una mosca. 2. Abbiate dei goals, degli obiettivi nella vita. Voi non vi potete svegliare la mattina ed essere: cosa faccio oggi? Non lo so. Cosa mi piace nella vita? Niente. È la cosa più noiosa del mondo per voi. Per voi, letteralmente per voi, raga. Cercate di avere un obiettivo nella vita, un motivo per vivere. 3. È la cosa più importante nel mondo, perché io ho visto che mi ha cambiato la vita questa cosa, quindi ve la sto dicendo, ascoltatemi, vi prego. Dovete avere una solid morning routine e night routine. Dovete avere una routine specifica. Noi persone umane viviamo di abitudini. È bello costruirsi delle abitudini, perché se tu non hai un'abitudine, se tu non sai cosa fare quando ti devi svegliare la mattina, hai una vita vuota, non sai cosa fare, sei perso. Questo l'ho notato tantissimo, cominciando a vivere da sola. Non avevo delle abitudini, non avevo niente, quindi mi sentivo tipo vuota, persa, depressa, triste, infelice. Da quando ho una routine, per esempio, raga, può essere, non so, la mattina mi sveglio, vado a lavarmi i denti, che è la cosa più banale, mangio qualcosa di sostanzioso, così ho forza. Cercate di avere una morning routine, night routine, una routine produttiva che vi faccia essere produttivi, ok? Soddisfatti della vostra vita, realizzare i vostri obiettivi. Bevete un sacco d'acqua, io ve lo ripeterò da sorella. Acqua. Bevetevi 2 litri, 1.5 litri di acqua a sera, no, cosa? Al giorno. Va bene, vi sentite idratati, va bene in generale per colpa, raga, lo sapete. Molta gente dice: come faccio a bere? È letteralmente impossibile. Un consiglio personale: se vi serve, scaricatevi l'app, quella lì per bere, aiutare molto. Dicono che funzionava, quindi provate, raga. Se no, in realtà è semplice, vi prendete la bottiglia d'acqua, ve la mettete a fianco, prendete anche un bicchiere se vi serve, io di solito bevo a buco. Vi obbligate e bevete. Sì, curiosa. In generale le persone curiose sono le persone che hanno più esperienza. Essere curiosa secondo me ti aiuta a scoprire tante cose che magari non possono servire, però sempre piena di cose. Impara una nuova lingua, cerca su internet delle informazioni riguardo un determinato argomento, segui le notizie del giorno, in modo che così ti acculturi e sei ricca di tante cose. Che è più bello essere ricchi che vuoti dentro, però. Work out. Fate esercizio. Può essere da 10 minuti di camminata per buttare la spazzatura, può essere alzarsi a fare 10 flessioni, 20 flessioni, 50 flessioni, dall'andare a fare pesi in palestra. Esercizio fisico non significa ammazzarsi ogni giorno di esercizi fisici, di palestra, di cose scavate, eccetera eccetera, ma significa allenarsi costantemente, un po' alla volta, anche perché esercizio fisico, dai raga, quando fate esercizio fisico non avete mai voglia, però quando avete finito è vero che tipo vi sentite molto meglio mentalmente, che vi sentite tipo sì, ho fatto bene a farlo. Proprio scientificamente provato che l'esercizio fisico aiuta un sacco la mente, vi lascia endorfina, mi sembra, non mi ricordo cosa, è troppo un benefit per la vostra salute mentale.
eliminate le toxic people. Avete paura di stare da soli perché letteralmente voi siete le uniche persone che, con la quale vivete per la vostra vita. Io conosco persone che letteralmente, perché hanno paura di stare da soli, non vi giudico, raga, fate quello che vi pare, però hanno paura di stare da soli, quindi stanno con delle persone che hanno energie negative, che vi fanno stare male, che vi prendono in giro, che vi dicono quanto siete brutte, che cercano in ogni modo di farvi del male e non vi aiutano come delle vere amiche, ma sono delle pezze di... Però ci stanno comunque perché hanno paura di stare da soli. Io invito tutte quelle persone, raga, non ne avete bisogno, vi state letteralmente facendo il male da soli. Perché dovete stare con quelle persone, raga? È meglio stare da soli a mangiare, andare fuori a mangiare. Può essere cringe, può essere quello che vi pare, ma meglio stare da soli con delle persone che vi buttano giù ogni giorno, vi cercano di far star male perché loro magari si divertono. Assolutamente no, ho fatto pure io per questo, raga, no, no. Eliminate le persone negative e circondatevi solamente di persone positive nella vostra vita, che vi danno tanto, ok, che vi danno tanto, perché le altre le dovete proprio eliminare, lasciatele stare con quelle altre persone che si buttano e si parlano male addosso ogni giorno. Voi compratevi outfit che vi stanno bene, che vi fanno stare bene, che vi fanno, quando in estate siete tipo, ah che bella che sono, perché vi fa bene, vi rende felice. Poi voi dovete essere le più fighe della scuola, dovete essere belle, vi dovete sentire belle. Ovviamente noi abbiamo fisici diversi tutti, però ho visto tanti trucchetti di outfit che stanno bene su un vario tipo di fisico, outfit che stanno bene più su un tipo di fisico che un altro. Quindi se vi interessa andatevi a informare, su YouTube trovate sicuramente qualcosa, informatevi anche su quello se vi può servire. Fate qualsiasi cosa che vi rende felice. Vi rende felice fare video su YouTube? Fate video su YouTube. Avete paura delle persone che vi reputano cringe, sfigate? Fuck off. Le mandate via, le allontanate e voi fate quello che vi piace. Però vi deve piacere. Fate quello che vi piace. Qualsiasi cosa che vi piace, che vi rende felice, che vi rende soddisfatti, che vi fa sentire vivo, non è una cosa sbagliata. Non è una cosa sbagliata. Se le altre persone vi fanno sentire come se faceste diversi, come se facessero qualcosa di sbagliato, non è un problema vostro, assolutamente è un problema loro, che loro si devono risolvere e che loro cercheranno di buttare su di voi perché sono frustrati, perché loro non hanno le per fare le stesse cose, non ho il coraggio di fare le stesse cose che fate voi. Quindi siate forti. Io ho avuto questa mentalità quando ero alle superiori, cominciavo ad avere questa mentalità di menefreghismo. Fatelo anche voi perché state meglio. Fai nuove esperienze. Nell'altro video ho detto esci dalla tua comfort zone. Fai nuove esperienze. Le esperienze arricchiscono. Io stimo tantissimo le persone che fanno due lavori, che si fanno il sedere per ottenere ciò che vogliono, per comprarsi la borsa dei sogni, per qualsiasi cosa vogliono. Ma io invidio tantissimo quel tipo di persone che sono veramente motivate, che fanno tanti sforzi, si fanno veramente il sedere per ottenere un qualcosa che gli piace. Oddio, non la faccio questa cosa perché mi fa schifo. Oddio, questa cosa. Noi, raga, bisogna provare di tutto, perché un'esperienza è sempre un'esperienza, ok? Noi viviamo una volta sola nella vita, perché non proviamo a fare qualcosa? Se poi magari fa schifo, diciamo dopo che fa schifo. Se poi magari non ci piace, o comunque magari la maggior parte delle volte l'esperienza può piacerci, ma noi siamo del tipo no, non ci piace. Poi magari ci piace. Sempre così, raga. Cioè, facciamolo, facciamo esperienze, facciamo cose nuove. Perché alla fine chi ci rimette a non fare delle cose nuove? Siamo noi. Chi ci guadagna da questa cosa di fare tante cose nuove, diverse? Siamo noi. Anche le esperienze più umili ti crescono, ti formano, ti arricchiscono. Non lamentarti troppo della tua vita senza prendere azioni. Odio questo tipo di persone, perché questo tipo di persone si lamentano della vita propria, sono infelici, poi vanno pure a lamentarsi della vita degli altri perché sono infelici. Se tu non hai un qualcosa, e io sarò sincera, se tu vuoi un qualcosa, fatti il sedere per ottenere quel qualcosa e non lamentarti già da subito perché quella cosa non arriva subito. Stessa cosa con la manifestazione. Ho sentito un sacco di persone che mi fanno ma la manifestazione non funziona perché dopo un giorno non ho già ottenuto la cosa che voglio. Raga, no. Cioè, a parte prima regola, no, perché ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ma soprattutto tu non devi dare tempo alla manifestazione. Cioè, non è che tu pensi un giorno faccio manifesto tutto, scrivo 70 volte una cosa e succede. No, ci vuole tempo. Soprattutto tu non devi dare tempo, un tempo limitato, preciso per la manifestazione, sennò quella cosa non funziona e le altre persone che hanno avuto delle esperienze positive sulla manifestazione sono bugiarde. No, non è così. Ci vuole tempo, pazienza, costanza e mai smettere. Punto. Be nice, gentile, carina, dolce, comprensiva. Come si chiamano quelle persone che aiutano un sacco? Mi piacciono troppo le persone che sono felici delle altre persone che sono felici. Ed è questa, secondo me, una delle cose più importanti
che noi dovremmo tutte, almeno le persone che guardano questo video, cercherò di farvi capire che essere felice per una persona, anche se ha una borsa più costosa e anche se ha una vita migliore della tua, deve essere una cosa positiva. Non bisogna invidiare le altre persone, perché non bisogna invidiare negativamente le altre persone, del tipo lei ha una borsa migliore della me, fa schifo, lei è più bella di me, è una cessa, perché molte persone fanno così. Però raga, se noi siamo felici per le altre persone, automaticamente saremo felici noi. Se tu cerchi di affossare una persona, se cerchi di farla sentire peggio perché magari lei si sente bene, ha confidence, si sente bene, si sente bella, si sente bene con lei stessa, fidatevi che quella cosa non vi porterà nessun tipo di beneficio. Siate felice per altre persone, perché poi la felicità arriva a voi, vi arriva in un altro modo, nel modo in cui deve arrivare a voi, ok? State felici per altre persone, non cercate di bring down le altre persone, perché non vi porta nessun beneficio nella vita. Giornate negative non significano che la nostra vita è una completa, perché tutti hanno giornate negative, tutti le giornate no, tutti possono avere delle giornate no, è umano, cioè succede, ma non significa che la vostra vita in generale fa schifo, anche perché se voi pensate che la vostra vita farà schifo, la vostra vita farà schifo, incomincerà a riempirsi di cose nella quale voi sarete ancora più insoddisfatti, ancora siete tristi, eccetera. Pensate positivo. Spendete i soldi per una giusta skincare routine, ok? Perché la pelle nel tempo invecchia, voi dovete prendervi cura di voi e spendete dei soldi per una buona skincare. Cioè, non sono soldi sprecati, sono soldi che voi investite su di voi. E soprattutto anche tipo, che ne so, prendetevi dei giorni di relax solo per voi, magari solo per le vostre amiche che vi volete rilassare un po', le terme, spa, qualcosa di girl time, dove potete parlare spettacolare, bello. Spettacolare sempre, raga, così tanto per, non nel senso lei è una fa. Datevi del vostro tempo, vi rilassate. Si deve lavorare tanto tanto per i propri sogni, però ci si deve anche rilassare, prendersi delle giornatine così rilassanti, perché ne abbiamo bisogno tutti per un reset e poi ripartire meglio. Good posture, siate dritti, camminate dritti, perché è scientificamente provato che una persona che cammina gobba così alle altre persone comunica che è una persona insicura di se stessa, è una persona che ha paura di tutto, eccetera. Camminate dritte, postura dritta, sedere all'infuori, testa dritta. Vi potete anche esercitare davanti allo specchio. Camminate dritte, di cosa avete paura? Nessuno. La gente cosa penserà di voi, che siete delle grandi fighe? Camminate. Magari potete anche mettere la musica nelle orecchie con la vostra canzone preferita che vi fa sentire una dea. Camminate ta 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 ta. Sembrerete molto più che avete autostima, che avete confidence, che credete in voi stesse. Fate corsi di tutto. Corsi di una nuova lingua, un corso di marketing, un corso di quel che volete, che è un qualcosa di che vi interessa, perché i corsi vi arricchiscono, avete sempre qualcosa nuovo, tenete la mente in allenamento. Fate corsi, conoscete nuove cose, nuove persone anche, uscite un po' dalla vostra comfort zone, fate cose nuove, perché alla fine tutto fa brodo minestra. Mi sa che non era così. Eat healthy, mangiate cose di tutto, mangiate, non esagerate con il cibo, però mangiate, ok? Perché il cibo è la cosa più importante della nostra vita. Il cibo ci dà energia, il cibo ci rende felici. Mangiate. E dovete affrontare una giornata, avete una giornata da affrontare. Se non siete carichi, sarete tipo stanchi, molto nervosi. Mi ricordo che quando io non mangiavo troppo ero molto nervosa, mi agitavo per tutto. Invece adesso sono molto più tranquilla, molto energetica, mi serve poi per concentrarmi a lavorare, per concentrarmi a editare, a fare, studiare, seguire una lezione, eccetera. Quindi mangiate. Le due ultime cose più importanti sono: immaginate, ok, voi siete vuoti interiormente, no? E però siete delle persone che potete dare tanto e avere tanto, ok? Voi immaginate che un seme è un pensiero positivo, ok? Voi piantate questo seme dentro di voi. Una frase positiva equivale a dare acqua costantemente a questo seme. Una frase negativa è praticamente andare con un coltello e fare così al seme, ok? Quindi se piantare tanti semi positivi con tante frasi positive dentro di voi, dargli acqua, essere felici, costanti, rigogliosi, quindi date acqua, germoglieranno dei fiori, sarete pieni di fiori positivi, pieni di allergia, pieni di vita, voglia di vivere, positività, energia, eccetera eccetera, rispetto a tutte le frasi negative che sicuramente molti di voi faranno, dove non crescerà nulla, tutto
tutta questa scena che sicuramente vi siete immaginati per dirvi di essere gentili con voi stesse, perché voi siete le uniche persone con la quale resterete per sempre, siete le uniche persone che vi tireranno su, siete le uniche persone con la quale potete veramente fidarvi di voi stesse, perché le altre persone non lo so, perché essere negativi, buttarvi giù come cercano di fare le altre persone, perché vi fate questa cosa a voi stessi? Non ha senso, e fatelo ogni giorno, perché alla fine se voi piantate questi semi positivi nasceranno dei fiori e voi vi sentirete meglio internamente, poi esternamente. E l'ultima cosa, keep working, keep pushing. Lavorate su voi stesse, lavorate sui vostri sogni, su quello che vi piace. Non smettete mai. La regola principale è non smettere, non smettere. Non lamentarti, continua a lavorare, perché gli obiettivi che dovrai raggiungere li raggiungerai. I risultati arrivano, sì. Cioè, veramente i risultati arrivano se voi ci mettete tanto impegno, tanta forza. Qual era il detto? Raccogliete ciò che seminate. Vero, troppo vero. Spero che questo video glow up vi abbia aiutato, perché questa è la cosa più importante del mondo. Vi abbia svegliato, vi abbia aiutato mentalmente ad avere forza, ad avere motivazione per affrontare la vita e aver voglia di fare qualcosa, perché quello è quello che voglio io ed è quello che mi mancava tanto tanto quanto ero più piccola. Non avevo nessuno purtroppo che me lo diceva. Quindi lo voglio dire a voi, voglio essere la vostra sorellona che vi incoraggia a fare tutto quello che volete fare, fatelo. E niente, per qualsiasi cosa potete sempre scrivermi su IG. Bye, iscrivetevi mi raccomando, perché escono nuovi video ogni giorno.